nel modo più violento e meno giustificabile del mondo. Però ovviamente l'odio razziale non c'entra assolutamente niente con quello che è successo. Ecco, questa ovviamente è una mia opinione personale. E quindi, che dire? I media ovviamente ieri hanno parlato di questo, perché ovviamente è chiaro che ogni volta che Beppe esce con un post provocatorio, volutamente provocatorio, i media ovviamente ci saltano addosso di proposito per andare subito a cercare di sfruttare, ecco, il fianco che viene offerto talvolta per dire ecco, così finalmente gli togliamo un po' di voti. E poi invece i voti aumentano sempre, chissà come mai, chissà come mai. E va bene, cari amici, che dire, io a questo punto vi saluterei perché sono quasi arrivato sul posto di lavoro, quindi per chi lo desidera ci vediamo stasera alle 21 in diretta streaming da Erba per questa chiacchierata con Eugenio Benetazzo, si chiama Eugenio, vero? È da ieri sera che ho il dubbio, sì, mi pare che si chiami Eugenio di nome, comunque Benetazzo sicuramente. E quindi ci vediamo stasera per chi lo vuole, altrimenti ci vediamo nel Mi Scappa la diretta di domani. Auguro a tutti voi una felice giornata e ci vediamo presto. Ciao a tutti e grazie. Scusate, oggi non leggo i commenti perché sono ancora in movimento e quando sono in movimento è difficile e poi c'è molta luce e con gli aggiuntivi non riesco proprio a leggerli. Quindi abbiate pazienza se per oggi non leggo i commenti, ci rifaremo domani. Un abbraccio a tutti voi, mi raccomando, ti seguo sempre. Hashtag cancelletto, ti seguo sempre. Un abbraccio a tutti, ciao.